Ok, bene, buonasera, qui siamo partiti. Ok, quindi sia questa volta riniziamo con le nostre lezioni anche in presenza, che è bellissimo finalmente rivedere le persone realmente, quindi magari guarderò un po' in presenza, un po' davanti a me un po' il computer, però non lo so, io trovo bellissimo essere tornati. Qua insomma, abbiamo 8 persone fantastiche. Qualcuno arriverà, spero, no, sono sicuro che qualcuno arriverà, dei nostri sicuramente, poi ne abbiamo solo due, ma va bene, quindi siamo 10. Bene, allora, io sono Andrea dell'Istituto Filosofico di Studi Tomistici, se siete qua in qualche modo sapete che noi svolgiamo un'attività di ricerca e di divulgazione filosofica che mira a esplorare temi e problemi dell'attualità in varie formule. Se siete qua, state assistendo al FILAB, che è la formula più libera che abbiamo di espressione, sia sui temi che sulla modalità con cui ci esprimiamo. Nulla di strano, anzi, oggi, tra l'altro, faccio una lezione molto legata all'attività dell'istituto che qualche mese fa, quasi un anno, una decina di mesi fa, si è incontrato per cercare di trovare e ragionare su quale potesse essere il tema dell'anno, il tema su cui ragionare, fare ricerca, una ricerca interna per noi che facciamo parte dell'istituto, che avrebbe dovuto portare, ha effettivamente portato alla pubblicazione di un libro che è questo che ho tra le mani, il libro sull'inutile, solo l'inutile può salvare il mondo. Sono inutile, può salvare il mondo, in cui ognuno di noi ha dato un proprio personale punto di vista alla questione dell'inutile. L'inutile come elemento sfuggevole della realtà contemporanea, qualcosa che non siamo e non riuscivamo nelle nostre giornate di ricerca ad individuare come qualcosa di realmente concreto che si lasciasse afferrare. Da questa intuizione di voler parlare di qualcosa di inutile all'interno di una società in cui tutto è misurato in termini di utilità, cioè di che cosa mi porta a raggiungere un obiettivo, l'intuizione è stata: ragioniamo sull'inutile. Cerchiamo di capire che cos'è l'inutile. La cosa interessante è stata da subito che l'inutile non si lasciava definire, non si lasciava prendere, non riuscivamo veramente tra di noi a trovare qualcosa di inutile. Abbiamo iniziato a ragionare su gli esempi più banali e più scontati che ci possano essere: una radio rotta, una passeggiata, un'opera d'arte. Chi di noi ha cercato di attingere ad elementi della filosofia, elementi della vita quotidiana, ma sostanzialmente c'era sempre qualcuno di noi che riusciva a trovarne un'utilità. E in qualche modo questa cosa ci ha dato molto da riflettere, ci ha fatto molto riflettere. Abbiamo deciso di non dare una definizione di inutile, o quantomeno di non cercare di essere concordi sull'inutile. Eravamo abbastanza convinti che fosse, proprio per questa sua inafferrabilità, un tema che valesse la pena affrontare. Ognuno di noi affronta in questo saggio, ognuno di noi ha cercato dal proprio personale punto di vista di avvicinarsi all'inutile, sperando poi alla fine di riuscire ad offrire un quadro d'insieme dell'inutile, partendo da chi ha una cultura più logica, chi ha voluto affrontare l'arte medievale, chi l'arte in senso generale. Io in particolare ho affrontato il senso dell'inutile attraverso la lente del marketing, perché ciò di cui mi occupo è marketing. E quindi rendere appetibile anche ciò che è in qualche modo inutile. Quindi mi sembrava molto, molto legato a questo argomento. Nel mio micro saggio, una decina di pagine, l'inutile mi ha portato perché veramente il marketing mi ha posto di fronte a una contraddizione esasperata di che cosa è l'inutile legato all'utile. Ma alla fine di quel saggio, in qualche modo ho voluto mettere dentro un personaggio che mi aveva colpito, che però, come a volte accade, era più un'intuizione che uno studio, e questo personaggio si chiama Bartleby. Bartleby è un personaggio molto particolare, parleremo oggi di lui, e devo dire che era una lettura che molti di noi
conoscevano, avevano affrontato in vario modo, nessuno con un senso specifico, nessuno ricordava, ah sì, Bartleby vive esattamente il racconto di Melville, no, però sapevamo di cosa si parlava. E sapevamo tutti che in qualche modo eravamo stati turbati da questo racconto, da questo personaggio. Io l'ho lasciato un po' lì come possibile, l'ho buttato lì come una possibile redenzione, che è cos'è Bartleby? Forse era una mia intima risposta all'inutile, a che cos'è l'inutile. L'inutile è Bartleby, ma poi questo saggio che ho scritto è diventato una conferenza tenuta nel Festival della Sostenibilità il mese scorso a Modena. All'interno di questo festival nazionale abbiamo avuto l'occasione di ognuno di esporre il proprio punto di vista, e io ho portato una versione modificata di questo saggio in cui Bartleby ha preso maggiormente piede, è diventato ancora più consistente. Ho iniziato a leggere, ho iniziato a chiedermi ma perché. Cosa c'è in Bartleby? Ho iniziato a fare delle letture e capire che effettivamente non ci capivo granché di Bartleby, no? Non, però mi continuava a risuonare, mi è continuato a risuonare. In tutto questo, la lezione di oggi, il FILAB, che era stato organizzato insieme a Previsione, al Saggio, la conferenza tenuta pubblica a Modena, l'ho chiamata Preferire di no. Preferire di no è esattamente una traduzione, forse la più datata e la meno interessante, oggi vedremo perché, di ciò che Bartleby ci dice. Allora, adesso vado già, cerco di andare sulla presentazione così la posso muovere. Ok, va bene, adesso odio. La mia versione a PC. Al di là del fatto di chi sia io, su cui possiamo sorvolare, ormai mi diverto da un po'. Allora, vabbè, però la tengo perché non voglio anticipare l'inizio del. Allora, Bartleby ha iniziato a darmi noia ad essere il personaggio con cui ha iniziato a spicchiarmi. È uno scrivano. Il racconto si intitola Bartleby lo scrivano, una storia di Wall Street. È un racconto di Melville, scritto, completato nel 1856, che ha la particolarità di essere stato per diversi anni un oggetto che pareva poter spiegare la versione di Melville per la scrittura, avvenuta dopo la scrittura di Moby Dick, l'insuccesso di questa sua opera, che poi è diventata invece un'opera importantissima nella cultura occidentale, per cui molti vedevano un po' la risposta di Melville al suo l'identificarsi di Melville con un personaggio uscito dalla sua penna che si rifiuta di scrivere. In realtà Bartleby non si rifiuta di scrivere, si rifiuta di copiare. E questo nella complessa interpretazioni che ci sono attorno a questo personaggio ha un significato, perché allora in questa ossessione ho iniziato faccio un racconto proprio sincero, a guardare un po', a googlare Bartleby, chi ne parla, ho iniziato a vedere che insomma c'è stato ne ne negli anni un discreto interesse. Tra l'altro non avevo notato che alla fine del racconto, in questa versione della Feltrinelli, tradotta da Gianni Celati, ci sono alla fine ben 88 interpretazioni di Bartleby che vengono citate, che si fermano all'89, al 90, anzi, forse con una delle più conosciute da noi filosofi, che è quella tenuta da Agamben insieme a Gilles Deleuze, che ha dedicato proprio a Bartleby un saggio. Quindi, insomma, questo per dire che non mi sembrava poi di essere così fuori strada, se tanti grandi nomi, da Piero Dolbres, in Italia anche Baricco, lo stesso Gianni Cerati, che ovviamente l'ha tradotto, ha scritto un saggio su Bartleby. E ho scoperto una serie di conferenze, ho scoperto che esistono dei collettivi che si rifanno a Bartleby, un gruppo di professori, 12 professori, che nel 1931 rifiutò di aderire alle leggi razziali all'interno dell'università, che si definiva come Preferire di no.
il gruppo Preferire di No, in omaggio a Bartleby. Però sono stato veramente. Quello che voglio oggi restituirvi è la complessità di questo Restituire di No. Non ho ancora una mia idea, non voglio neanche dare una mia precisa idea, perché ce ne sono veramente tante diverse convincenti su chi è Bartleby, che cosa rappresenta Bartleby. E allora ho preferito oggi cercare di aderire un po' al testo e poi magari aprire una riflessione insieme a voi su, proprio perché è un fill-up, quindi non è una lezione cattedratica, su che cosa può essere Bartleby, no? E ho fatto un'analisi. Selezionato delle parti di testo che seguono la disposizione originaria, andando a tagliare delle parti che ho ritenuto meno importanti. Poi, romanzo breve di 48 pagine, per cui vale la pena anche leggerlo, finita questa conferenza, per vedere, perché molti hanno trovato spunti anche nelle parti più nascoste di questo racconto, perché preoccupare che si giochi sulle singole parole che vengono utilizzate, da cui molti hanno dato delle interpretazioni veramente molto interessanti, quanto improbabili. Allora, Bartleby è uno scrivano. Allora, questo racconto è il racconto che viene fatto da un avvocato che ha uno studio a Wall Street, 1850, quindi lontani dalle grandi narrazioni di Wall Street, ma inizia ovviamente ad esserci fermento economico, un grosso fermento economico, e questo avvocato ha uno studio in cui si copiano gli atti di cessione di proprietà. Non esistono macchinari di copiatura, per cui è fondamentale avere delle persone che ricopino gli atti, ne facciano più copie, e non solo, si confrontino insieme per essere più rapidi nel loro lavoro sulla bontà di una copiatura. Quindi io faccio una copia, tu fai un'altra copia, siamo in quattro, ognuno fa la sua copia, ce le rileggiamo, ce le giriamo in modo da verificare che non ci siano errori di forma. E lui è quest'uomo che si presenta così: sono un uomo piuttosto avanti negli anni, non sappiamo come si chiami il datore di lavoro, è un avvocato. La natura della mia professione mi ha portato nel corso degli ultimi 3 decenni in contatto, e non soltanto nel solito contatto, con una categoria di uomini interessante all'apparenza e in qualche modo singolare, sui quali, per quanto ne so, finora non è mai stato scritto nulla. Mi riferisco ai copisti legali, ovvero gli scrivani. Io, che di professione ho iniziato come copywriter, fin da subito mi sono sentito abbastanza, cosa vorrà dire, e forse anche il copista, no? Una versione antica del mio lavoro. Non copio più, ma in qualche modo la mia è una scrittura puramente commerciale che deve essere vagliata, controllata, va in più copie. Quindi ecco, già io in questo racconto mi sentivo abbastanza coinvolto. Va avanti e dice: nella mia vita professionale e privata di copisti, come dice questo essere strani, ne ho conosciuti moltissimi. E se volessi potrei raccontare varie storie che farebbero sorridere i benevoli e piangere i sentimentali. Ma per qualche brano sulla vita di Bartleby, il più strano che abbia mai visto o conosciuto, rinuncio alle biografie di tutti gli altri. Mentre di molti scrivani potrei narrare l'intera vita, non si può fare nulla del genere per Bartleby. Non esiste materiale, ne sono convinto, per comporre una biografia completa e soddisfacente di quest'uomo. È una perdita irreparabile per la letteratura. Bartleby fu uno di quegli individui sui quali non si riesce ad accertare nulla, senza risalire alle fonti originali, nel suo caso molto esigue. Quello che videro i miei occhi attoniti, ecco ciò che di Bartleby tranne in vero una vaga notizia che apparirà in seguito. Quindi lui ci vuole raccontare quello che ha visto e poi qua ci dice che c'è una vaga notizia che apparirà in seguito. In effetti, sul finale ci verrà lasciato l'unico elemento biografico che lui di Bartleby è riuscito a capire. Vado avanti perché ora inizia una descrizione sull'attività, sulle persone che lavorano con lui. Si tratta di altri due,
tre dipendenti, due in particolare, che vedremo anche in azione, il Tacchino, che è un uomo della sua età, sui 60 anni, un uomo che lavora molto bene la mattina, ma poi quando va a pranzo eccede nell'alcol e inizia a vampare, la sua faccia diventa rossa e va in escandescenza e si incavola per qualsiasi motivo. Anche se ripreso, mi dice: no, ma io la mattina dispongo le mie truppe e poi il pomeriggio le porto a combattere. Questa è un po' la sua scusa. E Pince Nez è l'altro più giovane, l'altro copista, che invece ha, secondo l'avvocato, un problema di digestione che lo porta a essere profondamente irascibile la mattina. Ma via via che passano le ore, arrivata l'ora di pranzo, si rilassa e lavora in maniera proficua. Quindi ha due elementi che lavorano a tenaglia. In qualche modo lui avrebbe forse voluto liberarsi di entrambi, ma fondamentalmente uno lavora bene la mattina, uno nel pomeriggio, quindi ha la giornata coperta. Poi lui è un buon uomo, sono delle persone rispettabili e decide che vanno bene così. La terza persona è un ragazzino, un garzone, che viene lasciato dal padre carrettiere per fare della pratica, perché non vuole che il figlio faccia come lui il carrettiere, ma che intraprenda una professione più onorevole, secondo il padre. Quindi queste sono le tre figure. Ma lui viene nominato gli viene offerto un ufficio in un'alta corte, per cui il lavoro aumenta considerevolmente e ha bisogno di un'altra persona. E cerca una persona che possa compensare questo schema quasi all'orologeria, questi due personaggi che lavorano la mattina o il pomeriggio in maniera efficiente. E quindi scrive un annuncio. E qui arriva Bartleby. In risposta a un annuncio, una bella mattina, si parò immobile sulla soglia del mio ufficio un giovane. La porta infatti era aperta. Perché era estate. Rivedo ancora quella figura, pallidamente linda, penosamente decorosa, irrimediabilmente squallida. Era Bartleby. Si presenti proprio come un essere fantastico, però dopo qualche cenno sulle sue qualifiche, lo assunsi. Felice di avere nella mia squadra di copisti un uomo dall'aspetto così singolarmente mite, cioè non si arrabbia come quegli altri due, probabilmente, che pensavo forse avrebbe avuto un benefico influsso sull'irrequietezza di Tacchino e l'irruenza di Pince Nez. Quindi, nell'ufficio, che è un ufficio abbastanza piccolino, c'è un paravento, la scrivania dell'avvocato, un paravento, al di là del paravento ci sono i due copisti. Visto che questo gli sembra una persona abbastanza mite e tranquilla, decide di metterselo al di là del paravento vicino, perché lui pensa così: nel momento in cui ho bisogno di passare una copia da far controllare, non ho bisogno quasi di chiamarlo, gliela posso passare immediatamente e chiedergli Bartleby o da copiare questo documento. E in primo tempo Bartleby eseguì una straordinaria mole di lavoro. Quasi fosse ingordo di avere qualcosa da copiare, pareva volesse rimpinzarsi i documenti. Non c'era pausa per digerirli. Scriveva giorno e notte, copiando alla luce del sole e al lume della candela. Mi avrebbe entusiasmato quella sua dedizione, se fosse stato allegramente operoso. Continuava invece a macinare lavoro in silenzio, esangue e con moto meccanico. In un primo tempo, Bartleby eseguì una straordinaria mole di lavoro. Di tanto in tanto, se c'era fretta, avevo l'abitudine di aiutare a confrontare qualche breve documento chiamando allo scopo Tacchino o Pince Nez. Uno dei motivi per mettere Bartleby così a portata di mano dietro il paravento era stato quello di disporre dei suoi servigi in lavoretti del genere. Era con me, credo, da 3 giorni. Non c'era stata ancora la necessità di esaminare le sue copie, quando, dovendo completare in gran premura una faccenduola, di punto in bianco chiamai Bartleby. Nella fretta e nella naturale aspettativa di una immediata obbedienza, me ne stavo seduto con la testa china sull'originale posato sulla mia scrivania, la mano destra di lato, nervosamente tesa a porgere la copia, in modo che, emergendo dal suo cantuccio, Bartleby potesse afferrarla e procedere all'esame senza il minimo indugio.
In questo atteggiamento sedevo dunque quando lo chiamai, spiegando rapidamente quello che volevo da lui. Scusate, guardavo sul grande schermo, che non vedo. Allora, ok. Lo chiamai spiegando rapidamente quello che volevo da lui, cioè esaminare insieme a me un breve documento. Figuratevi la mia sorpresa, anzi la mia costernazione, quando senza muoversi dal suo angolino, con voce singolarmente soave ma ferma, Bartleby rispose: preferirei di no. Ora, questa è la frase decisiva, no? Preferirei di no. Che viene, questa è una vecchia traduzione. Questo libro, che invece è qua, quello prodotto da Gianni Celati, la più recente versione, ha preferito tradurre questa will prefer not con avrei preferenza di no, perché I will prefer not è stata definita come una forma agrammaticale dai vari filologi che hanno interpretato questo saggio, nel senso che dicono: gli americani non direbbero mai I will prefer not, soprattutto così indeterminato, not. Direbbero I'd rather prefer to not do it. Qualcosa del genere, Silvia? È un po' la nostra. Quindi non, preferirei non farlo. Lui invece dice: avrei preferenza di no. E qua Ermanno Cavazzoni, in una conferenza che ho sentito di recente, diceva: è un po' forse come se noi in Italia dicessimo: opterei per non fare, che non è sbagliata, ma è sicuramente un'espressione che ti lascia lì, cioè, cosa vuoi dire? Perché non mi dici non vorrei farlo? No, lui dice, usa proprio questa espressione. Su questa espressione si giocano una marea di interpretazioni. Se questa avrei preferenza di no, perché è un positivo che dico io vorrei non fare, ma non fare qualcosa, un positivo che afferma una negatività generale. E questa è la cosa particolare. Bartleby risponde: avrei preferenza di no. Rimasi per qualche tempo seduto, trasecolato, in assoluto silenzio, chiamando a raccoltare mia facoltà attonite. L'avvocato rimane: che cosa vuol dire preferire di no? Cioè, devi copiare, preferire di no cosa, no? E subito mi venne da pensare che gli orecchi mi avessero ingannato, oppure che Bartleby avesse completamente frainteso quello che io volevo. Ripetei la richiesta con quanta chiarezza mi era possibile, ma con altrettanta chiarezza giunse la risposta di prima: preferirei di no. Preferirei di no? Ripetei in un eco, alzandomi di furia, attraversando la stanza d'un balzo. Come sarebbe a dire? Gli ha dato di volta il cervello? Su, mi aiuti a controllare questo foglio con l'originale. Prenda, e glielo buttai. Preferirei di no, disse, sempre assolutamente calmo. Lo fissai con aria risoluta. Il volto era smunto nella sua compostezza, gli occhi grigi, fiocchi e tranquilli. Non una grinza gli increspava il viso. Se ci fosse stato un sintomo, anche minimo, di disagio, di rabbia, di insofferenza, di impertinenza, in altre parole, se ci fosse stato in lui qualcosa di normalmente umano, lo avrei cacciato con brutalità dal mio ufficio. Ma così come stavano le cose, tanto valeva che decidessi di buttar fuori dalla porta il pallido busto in gesso di Cicerone. Restai a fissarlo per qualche tempo, mentre continuava a scrivere. Quindi mi rimise la scrivania. È ben strano, pensai. Che fare? Ma il lavoro incalzava. Conclusi di dimenticare intanto la faccenda, riservandola a un attimo di calma in futuro. Chiamai quindi Pince-Nez, che venne dall'altra stanza, quindi dovevamo essere nel pomeriggio, e rapidamente controllammo il documento. Con il passare delle giornate mi riconciliai con Bartleby. La sua perseveranza, l'indipendenza da ogni vizio, la sua industriosità indefessa, tranne quando in piedi dietro il paravento sceglieva di sprofondarsi in fantasticherie, l'immobilità, l'inalterabile compostezza in ogni circostanza facevano di lui un acquisto prezioso. Ed ecco una cosa fondamentale: era sempre lì, il primo al mattino, ininterrottamente durante la giornata, non andava mai a pranzo Bartleby, l'ultimo della sera. Avevo nella sua onestà una fiducia assoluta. I più preziosi documenti li sentivo perfettamente al sicuro in mano sua.
Talvolta, senza dubbio, non riuscivo con tutta la buona volontà a non andare in escandescenza contro di lui. Era infatti oltremodo difficile tenere sempre a mente quelle strane abitudini, quei privilegi, quegli inauditi esoneri che costituivano il tacito patto in base al quale Bartleby rimaneva nell'ufficio. Anche gli altri dipendenti non sono contenti di questa cosa, ma come non lo fa lavorare come fa lavorare noi? Perché ha questi privilegi? Però questa figura lo affascina, un avvocato in qualche modo sembra anche cercare di capire un po' Bartleby, di giustificarlo. Di tanto in tanto, nella fretta di sbrigare un affare urgente, senza pensarci, chiamavo Bartleby in tono secco e spiccio, a mettere il dito su un pezzo di nastro rosso che era in procinto di annodare per tenere insieme certi documenti, quindi cose minime di lavoro d'ufficio. Superfluo dire, naturalmente, che da dietro il paravento veniva la sua consueta risposta. Avrei preferenza di no. E allora, come avrebbe potuto un essere umano, con le comuni debolezze insite nella nostra natura, trattenersi dall'imprecare amaramente davanti a tanta caparbietà, tanta irragionevolezza? Comunque, a ogni successivo rifiuto che ricevevo, le probabilità che ripetessi l'inavvertenza tendevano a diminuire. Quindi cerca anche di coinvolgere meno, non so, questo si comporta così. A un certo punto, proprio nel racconto, entriamo sempre più nella vita lavorativa, a momenti più caldi della giornata, e qui entriamo in un momento in cui lui risponde ancora una volta: avrei preferenza di no, e dice: sono le sue copie che ci accingiamo a controllare. In questo lavoro che dicevo, ci leggiamo ognuno le copie dell'altro, ma qui stiamo leggendo le sue, le risparmia fatica, perché un unico controllo serve per tutte e quattro. Tutte le quattro copie che ha scritto Bartleby. Si fa sempre così. I copisti sono tenuti a controllare le loro copie. Non è così? Non intende dire niente? Risponda. Preferisco di no, rispose con voce flautata. Flautata. Mi parve che, mentre mi rivolgeva a lui, egli soppesasse con attenzione ogni mia frase, ne comprendesse pienamente il significato, non potesse confutare l'inevitabile conclusione, cioè quello che si fa prima, no? Assolutamente chiaro, ma che nello stesso tempo una qualche suprema considerazione lo costringesse a rispondere in quel modo. Lei è deciso allora a non adeguarsi alla mia richiesta? Una richiesta conforme all'uso comune e al comune buonsenso? Mi fece brevemente capire che su quel punto la mia valutazione era corretta. Sì, la sua decisione era irrevocabile. Non, anche la razionalità non serve a niente. Continua più volte finché succede un fatto un po' più particolare nella vita dell'ufficio. L'avvocato si va in chiesa domenica mattina attraverso Wall Street. Qua dice: ora, una domenica mattina, capitandomi di andare alla chiesa della Santissima Trinità per ascoltare un famoso predicatore e trovandomi in zona piuttosto in anticipo, pensai di fare un salto in ufficio. Per fortuna avevo la chiave con me, ma nell'infilare nella toppa mi stupii di non riuscire. Perché qualcosa vi si opponeva all'interno. Alquanto sorpreso, chiamai ad alta voce, quando con mia costernazione una chiave girò all'interno e nella fessura della porta socchiusa mi trovai di fronte Bartleby, che con il viso smunto, in maniche di camicia e in una tenuta déshabillée stranamente lacera, mi diceva con tutta calma di rammaricarsene, ma in quel momento aveva molto da fare e preferiva non ammettermi. Aggiunse quindi poche parole per consigliarmi di fare il giro dell'isolato 2 o 3 volte, perché in capo a quell'intervallo avrebbe probabilmente concluso le sue faccende. Quindi è decisamente questa cosa dà decisamente noia all'avvocato che una volta rientrato non trova più Bartleby, cioè fa questo giro dell'isolato, torna. Apre la porta dell'ufficio, Bartleby non c'è, ma trova il punto in cui dorme e quindi si rende conto che Bartleby, chissà da quanti giorni, utilizza l'ufficio come la propria casa. E questa cosa lo porta a pensare a quanto sia disgraziato Bartleby, quanto abbia bisogno, quanto si possa essere povero di relazioni, di famiglia. In fondo lui non sa nulla di questo Bartleby e quasi si dispiace, forse anche mosso dalla
dal momento sta andando in chiesa, quindi è mosso da una pietà cristiana e si dispiace profondamente della vita di Bartleby. Non ha senso quasi di rabbia. Però il mattino dopo, ovviamente, vuole parlare con Bartleby. Giunse il mattino successivo. Bartleby disse rivolgendomi gentilmente a lui dietro il paravento. Nessuna risposta. Bartleby, disse in tono ancora più gentile, venga qui. Non le chiederò di fare nulla che lei preferisca non fare. Desidero soltanto parlare. A queste parole, silenziosamente, scivolò fuori. Vuole dirmi, Bartleby, dove è nato? Preferirei di no. Non vuole raccontarmi niente di sé? Preferirei di no. Quale ragionevole obiezione ha per non parlarmi? Ho nei suoi confronti dei sentimenti amichevoli. Non mi guardava mentre parlavo, ma teneva gli occhi fissi sul busto di Cicerone, dietro alla mia sedia, circa 6 pollici sopra la mia testa. Che cosa mi risponde Bartleby? Proseguì, dopo aver aspettato una sua risposta per un bel po' di tempo, mentre il suo volto rimaneva immobile, salvo un tremore quasi impercettibile delle labbra pallidi, pallide e sottili. Per il momento preferisco non rispondere, disse, e si ritirò nel suo eremo. Qui c'è una prima eccezione al suo preferire di no, perché è una delle poche volte, forse l'unica, in cui dà un oggetto al suo preferire di no, preferisco non rispondere. Non dice a cosa, ma comunque non è il preferisco di no. Disse e si ritirò nel suo eremo. Anche questo da molti è stato letto come una parola piena di significato, cioè quasi che Bartleby, potremmo discuterne dopo, sia quasi una figura che rasenta la santità, è quasi un santo, quasi una asceta nel suo chiudersi in questa formula, quasi fosse una preghiera, questo preferire di no. Però non lo sappiamo, poi forse poteva semplicemente essere una analogia rispetto all'ambiente, ecco. Però ha dato molto da pensare a tutte le persone che hanno affrontato questo testo. Bartleby continua poi successivamente nel cercare di incalzarlo. Non importa se non mi racconta la sua storia, ma mi consenta di supplicarla ad amico di adeguarsi per quanto possibile alle abitudini dell'ufficio. Mi prometta che domani o il giorno appresso aiuterà a controllare i documenti. In breve, mi prometta che fra un giorno o due comincerà a essere un po' ragionevole. Dica di sì, Bartleby. Per il momento preferirei non essere un po' ragionevole. E questa è la seconda volta che va in deroga, fu la sua risposta soavemente cadaverica, sempre questa unione alla voce flautata, però allo stesso tempo c'è sempre un richiamo anche alla morte, alla miseria di Bartleby. Proprio in quel momento si aprirono le porte girevoli, in un altro momento dell'ufficio, sono sempre molto ravvicinato, racconto è molto breve, e si avvicinò a Miss Netz. Aveva l'aria sofferente di chi ha passato una notte particolarmente brutta, dovuta a una digestione peggiore del solito. Colse le ultime parole di Bartleby. Preferirei di no, ringhiò Pisnez. Lo preferirei io se fossi in lei, signore, rivolto a me. Lo preferirei io, gli darei io le preferenze a quel mulo cocciuto. Scusi, signore, cos'è che preferisce non fare adesso? E qua inizia a capirsi che il preferirei di no inizia a essere contagioso. Ha utilizzato anche un momento prima l'avvocato, facendo una domanda a Bartleby. Lo utilizzano i dipendenti. Io gli darei io delle preferenze. Scusi, signore, cos'è che preferisce non fare adesso? E quindi anche l'avvocato si rende conto che il modo di fare di Bartleby è virale, sta iniziando a contagiare tutti. E Bartleby non batte ciglio. Signor Pinsnet, preferirei che lei si ritirasse per il momento. Anche l'avvocato usa il preferirei, dissi. In qualche modo, da un po' di tempo, avevo preso involontariamente l'abitudine di usare la parola preferire a ogni piè sospinto, anche fuori luogo. Tremavo all'idea che la vicinanza dello scrivano avesse già in modo grave compromesso il mio equilibrio mentale. Quali altre peggiori aberrazioni non avrebbe potuto produrre? Questa apprensione aveva avuto la sua parte nella decisione di prendere drastiche misure. E quindi pensa,
tra sé, devo sbarazzarmi senz'altro di questo demente, che ha già in certa misura turbato la lingua, se non il cervello mio e dei miei impiegati, pensai fra me. Ma ritenni prudente non spiattellargli lì lì, lì per lì, licenziamento. Il giorno successivo notai che Bartleby non faceva nulla, salvo starsene in piedi alla finestra, perso nelle fantasticherie ispiratagli dal muro cieco. Quando gli chiesi perché non scrivesse, rispose di aver deciso di non scrivere più. Poi non è data la formula in cui Bartleby dice non voglio scrivere più, ed è forse il momento anche chiave in cui lui chiaramente dice che non ci sono altri, non voglio scrivere più. Ma qui ancora una volta l'avvocato cerca di interpretare e di farsene una ragione. Come anche questo adesso, cioè lui non copiava, cioè scriveva, ma non si rifiutava di fare azioni che erano oltre lo scrivere. In questo caso qua non vuole più scrivere. Come anche questo adesso, cos'altro? Esclamai. Non vuole più scrivere? No. Per quale ragione? Non capisce da sé la ragione? Rispose con indifferenza. L'avvocato si convince che forse ha dei problemi agli occhi, inizia a dare colpa a questo ufficio un po' troppo scuro, basso, che è un basso fondo di Wall Street, non entra una luce diretta, forse ha un problema agli occhi, forse per questo motivo bisogna lasciarlo in pace. Rimase come prima a essere un infisso nel mio studio, anzi, se possibile, divenne più che mai un infisso. Diventa un oggetto, Bartleby, diventa un elemento d'arredo. Che cosa fare? Non voleva fare nulla nell'ufficio. Perché allora doveva stare lì? Per dirla schietta, era diventata una pietra al collo, un'inutile collana, greve da sopportare per giunta. Eppure mi faceva pena. Non esagero dicendo che mi metteva a disagio. Se appena avesse fatto il nome di un solo parente o amico, gli avrei scritto immediatamente, sollecitandolo a portare quel povero disgraziato in qualche posto adatto. Ma sembrava solo, assolutamente solo, nell'intero universo, un relitto nel mezzo dell'Atlantico. Gli chiede di andare via, gli chiede di sparire, gli dà dei soldi, dice così sono, ti devo 12 dollari, eccone 24. Non ti voglio più vedere qua domani mattina. Era davvero un pensiero meraviglioso supporre che Bartleby se ne fosse andato. Lui se ne va via, torna, ma dopo tutto era esclusivamente una mia supposizione, non certo di Bartleby. Il grosso nodo non era che fossi io a supporre, bensì che fosse lui a preferire. E qua c'è un'affermazione interessante. Era un uomo di preferenze più che di supposizioni. Come avevo deciso, giunsi davanti alla porta dell'ufficio prima del solito. Rimasi lì ad ascoltare per un attimo. Tutto era tranquillo, doveva essersene andato. Provai la maniglia, la porta era chiusa a chiave. Sì, la mia tattica aveva compiuto il miracolo. Doveva sul serio essersi dileguato. Eppure un pizzico di melanconia si mescolava a questo. Ero quasi dispiaciuto per quel brillante risultato. Stavo frugando sotto lo zerbino alla ricerca della chiave che senz'altro Bartleby aveva lasciato lì per me, quando per caso con il ginocchio urtai un pannello, producendo un suono come di chi bussa, e da dentro in risposta mi giunse una voce. Un momento, sono occupato. Era Bartleby. Bartleby non se n'era andato. A poco mi abbandonai alla convinzione che i miei affanni riguardanti lo scrivano fossero stati predestinati dall'eternità. E qua la pietra al collo, la fatica, alcuni hanno visto come un richiamo della crocifissione, la fatica di Cristo che porta la croce. Anche qui c'è un richiamo a questa predestinati dall'eternità, che Bartleby mi fosse assegnato per qualche misterioso scopo da un'onnisciente provvidenza, imperscrutabile per un semplice mortale come me. Sì, Bartleby, statene lì, dietro il tuo paravento, pensavo. Non ti perseguiterò più. Sei innocuo e silenzioso come una di queste vecchie sedie. In breve, non mi sento mai così solo come quando so che sei lì. Perlomeno lo vedo, lo percepisco, intuisco lo scopo predestinato della mia vita. Mi basta. Altri forse avranno ruoli più nobili da interpretare, ma la mia missione nel mondo, Bartleby, è darti una stanza d'ufficio per tutto il tempo che ti andrà di rimanervi.
quasi si rassegna a questa presenza, un po' come il busto di Cicerone, forse può accoglierne un altro. Però poi a un certo punto cambia un po' d'umore, c'è anche un po' la scusa di un ufficio un po' troppo angusto per il lavoro che sta entrando, e quindi decide di cambiare ufficio, pensando che questa comunque possa essere una mossa decisiva per liberarsi finalmente di Bartleby. E quindi nel giorno fissato noleggia i carri e uomini, andai in ufficio e, avendo soltanto pochi mobili, in poche ore fu portata via ogni cosa. Per tutto il tempo lo scrivano se ne rimase in piedi dietro il paravento, che ordinai di portare via per ultimo. Fu tolto e piegato con un enorme foglio. Lo lasciò inquilino immobile di una stanza. Ok, fu tolto e piegato con un enorme foglio, lo lasciò inquilino immobile di una stanza spoglia. Mi fermai sulla soglia guardandolo per un momento, mentre dentro di me qualcosa mi rimordeva. Ritornai indietro con la mano in tasca e il cuore in gola. Addio Bartleby, me ne vado. Addio, e Dio la protegga in qualche modo, prenda, facendogli scivolare qualcosa in mano. Ma finì a terra, e allora, strano a dirsi, dovetti fare uno sforzo per strapparmi da lui, e sì che avevo tanto desiderato sbarazzarmene. E quindi prova a offrirgli delle alternative. Vorrebbe fare il contabile in una drogheria? Si sta troppo al chiuso. No, non mi va di fare il contabile, ma non faccio il difficile. Troppo al chiuso, esclamai. Ma se lei se ne sta sempre richiuso, preferirei non fare il contabile, aggiunse, come a sistemare subito quella piccola questione. Le andrebbe di lavorare in un bar? In quel mestiere non si sforza gli occhi, perché lui pensa ancora che potrebbe essere questo il problema. Non mi piacerebbe affatto, anche se, come ho già detto, non faccio il difficile. L'insolita loquacità mi diede un'ispirazione. Ritornai alla carica. Le piacerebbe allora viaggiare per tutto il paese e riscuotere crediti per i commercianti? Le farebbe bene la salute. No, preferirei fare qualcos'altro. Che ne direbbe di andare in Europa al seguito di qualche giovane gentiluomo per intrattenerlo con la sua conversazione? Le andrebbe? Per niente. Non mi pare che ci sia niente di stabile. Mi piace stare fermo in un posto, ma non faccio il difficile. Bartleby, dissi con il tono più gentile che in tutta quella concitazione mi riuscì di assumere, vuole venire con me? Non nel mio ufficio, ma nel mio appartamento, e restare lì finché non avremo trovato una sistemazione conveniente. Su, andiamoci adesso, subito. No, per il momento preferirei non cambiare nulla. Neanche andare a casa. A questo punto cambia ufficio, pensa di essersi sbarazzato di Bartleby, quando dopo alcuni giorni arrivano i nuovi inquilini dell'ufficio, un altro studio di avvocati, e si lamentano con l'avvocato perché c'è questo strano tipo che non se ne vuole andare, non sanno cosa fare, deve riprendersi. Dice: ma io non ho nessun potere su quest'uomo. E lo lasciano fuori dall'ufficio e lui dorme nell'androne di questo palazzo. Lo arrestano per vagabondaggio, decidono di farlo arrestare, nessuno si vuole prendere la responsabilità di quest'uomo, per cui Bartleby viene preso e portato in carcere. Delle carceri che vengono chiamate le tombe. L'avvocato si sente dispiaciuto di quello che è successo, quando non voleva finisse così, e va a trovarlo in carcere. Va a trovarlo in carcere e si rassicura con chi distribuisce pasti, dandogli dei soldi, che si prenda cura di Bartleby e che gli dia da mangiare, perché è così magrino, stentoreo. Se ne va e torna alcuni giorni dopo. Alcuni giorni dopo, di nuovo ammesso alle tombe, percorsi i corridoi alla ricerca di Bartleby, ma senza trovarlo. L'ho visto uscire da poco uscire dalla sua cella, disse un secondino. Forse se n'è andato a gironzolare in cortile. Mi avviai in quella direzione. Cerca l'uomo che non parla? Chiese un altro secondino superandomi. È disteso laggiù, dorme nel cortile. Non sono neanche 20 minuti che l'ho visto sdraiarsi. Il cortile, tranquillissimo, era precluso ai detenuti comuni. Le mura intorno, straordinariamente spesse, lo isolavano da ogni suono esterno. Lo stile egizio del complesso mi incombeva addosso con il suo cupore, ma sotto i piedi cresceva una soffice erbetta prigioniera. Anche questo, visto come
simbolo di questa di Bartleby, quest'erba che cresce tra il cemento, tra i massi, che quindi non si piega, è indomita, comunque cresce. Il cuore delle piramidi eterne sembrava, dove all'interno, per qualche strano incantesimo, attraverso le fenditure dei semi lasciati cadere dagli uccelli, fosse germogliata l'erba. Rannicchiata in una strana posa ai piedi del muro, con le ginocchia piegate, disteso sul fianco, la testa appoggiata sulle pietre fredde, vidi il devastato Bartleby. Non si muoveva per nulla, non si muoveva nulla. Mi fermai, quindi mi accostai a lui, mi chinai e vidi che i suoi occhi opachi erano aperti. Per il resto sembrava immerso in un sonno profondo. Qualcosa mi spinse a toccarlo, tastai la mano e un brivido pungente mi guizzò su per il braccio e giù per la schiena fino ai piedi. Il faccione rotondo del viviandiere sbucò dietro di me. Il suo pranzo è pronto. Neanche oggi vuoi mangiare, eh? E che, vive senza mangiare? Vive senza mangiare, dissi e gli chiusi gli occhi. Dorme, eh? Sì, dorme con il re e i suoi consiglieri, mormorai. Quindi Bartleby, è morto. La storia, diciamo, in qualche modo si conclude qua, se non che l'avvocato ci aveva detto di avere una nota biografica che ci avrebbe rivelato alla fine, forse provare a dare un senso a questa vita assurda. Ecco la notizia. Bartleby era stato un impiegato subalterno nell'ufficio delle lettere smarrite a Washington, dal quale era stato all'improvviso licenziato per un cambiamento nell'amministrazione. Quando penso a questa diceria, a fatica riesco a esprimere le emozioni che mi pervadono. Lettere smarrite, lettere morte, non suona come uomini morti? Pensate a un uomo, per natura e sventura, incline a una languida disperazione. Esiste un lavoro più adatto ad accentuarla che maneggiare continuamente queste lettere morte e metterle in ordine per dare alle fiamme? Ogni anno ne vengono bruciate a carrettate. Qualche volta dal foglio piegato, il pallido impiegato estrae un anello, il dito al quale era destinato forse imputridisce nella tomba. Una banconota inviata in un moto di pronta carità e colui che ne avrebbe tratto sollievo non mangia più e non soffre più la fame. Parole di perdono per coloro che morirono nello sconforto, di speranza per coloro che morirono disperati, buone nuove per coloro che morirono soffocati da sventure inconsolabili. A portatrici di vita, queste lettere rovinano verso la morte. E si chiude con questa espressione, questo grido quasi al cielo: o Bartleby, o umanità. E qua finisce questo racconto. Romanzo breve, non so, per me è assolutamente imbarazzante, cioè nel senso, faccio fatica a trovarne un senso, faccio fatica tra tutti i sei, mille sensi che poi ho colto leggendo altre introduzioni. Vi dicevo, qua ci sono 89 possibili interpretazioni storiche date a questo racconto. Io alla fine, cioè, la cosa che mi rimane è questa enorme contraddizione, questo enorme punto interrogativo che, che forse non vuole nemmeno essere risolto. Cioè, cosa ci vuole dire Bartleby? Cioè, non dice nulla, non sappiamo se è contrario al mondo a venire, al mondo di Wall Street, se nella copia per lui, ma neanche, cioè, c'è una copia del mondo, un'inutilità. Poi in fondo si rifiuta anche di scrivere, non solo di copiare. Fa venire rabbia, fa venire rabbia perché non si capisce, cioè vorremmo tutti capire che cosa vuole. Quindi rompe in qualche modo una consuetudine che è quella di trovare all'interno di una narrazione, di un racconto, un movimento che alla fine ci assolva, no? E ci lasci libere con una morale e ci porta a dire: ah, bene, ho capito. Ma Bartleby non si fa capire. Non si vuole far capire. E forse in qualche modo c'è anche questo gioco imbarazzante, che è questo di un avvocato, di quest'uomo che con molta umanità le prova tutte, anche nei limiti della sua visione, perché ogni tentativo che fa
di comprendere Bartleby è un tentativo di ricondurre Bartleby alla sua logica, che è una logica del lavoro, no? Come se il mondo fosse solo lì, fosse solo nel lavoro. Cosa gli sta dicendo Bartleby? Sinceramente faccio fatica a capirlo, però è in questa difficoltà che secondo me c'è tutta la sua forza. A voi cosa è evocato? Cosa evoca un personaggio, un racconto di questo tipo? Prego, sì. La mia impressione è che sia come uno specchio, nel senso che più che rivelare qualcosa di sé, rivela qualcosa di noi. Ciascuno di noi ha degli interessi, insomma, delle opinioni su Bartleby. Cosa, siccome si riesce ad andare un po' più vicino, Ok, dicevo che secondo me. parla poco. Ok, perfetto. No, dicevo che secondo me è come uno specchio, perché non rivelando niente di sé, rivela qualcosa di noi, ciascuno di noi si forma un'opinione, prova a cercare di capirlo, ma in questo modo riflette quello che siamo noi, ma alla fine capiamo noi stessi nelle interpretazioni che cerchiamo di dare di parte. A me dà questa impressione. Sì, è sicuramente un oggetto strano. Quando lo inizia a paragonare un oggetto, che proprio come un oggetto sta lì e non puoi liberarci, cioè puoi giusto liberartene buttandolo, ma chiaramente è un oggetto particolare, si tratta sempre di essere umano, un essere umano, oddio, può essere buttato, quello che viene fatto viene portato tradotto in una prigione. Quindi sì, è un continuo, anche quello dell'avvocato è un continuo cercare di darsi ragione di qualcosa che non riesce a risolvere, non riesce a capire. Qualcosa l'avete vi ha evocato qualcos'altro di particolare? Claudio, cosa ne pensi di Bartleby? Ma è sfuggente, no? Cioè, sicuramente è sfuggente, è bellissima come cosa, anche davvero risentito, no, diciamo, io non ho un'interpretazione, però mentre tu parlavi pensavo che potrebbe essere questa una lettura, cioè questo è un racconto che non ha, cioè io sono un logico, non trovo senso in questo racconto, non ha senso, non sta in piedi dal punto di vista letterario, cioè è impossibile che lui non sapesse nulla di Bartleby, fatto il colloquio. Il curriculum deve averlo letto quando è nato, dove, sposato, non sposato, quello che ha fatto, no? Cioè, se lo esami dal punto di vista logico, non ha senso questo racconto qua. Allora forse questo qua è il punto, cioè, secondo me è un racconto che non ha senso. E probabilmente, siccome era anche un po' depresso, in quel momento lì ci vuol dire che l'umanità non ha senso, eh? Finisce con l'umanità. A me viene da dire così, cioè, allora, logicamente non ha senso. Il finale sull'umanità si dice l'umanità non ha senso, cioè leggo lettura nichilistica massima, questa qua perché Certo. non sta in piedi, è bellissimo, è scritto bene, una lettura allegra, insomma, per tornare, no, si ricollega con l'inutilità, secondo me, se vogliamo tornare sul tema, perché non avendo senso vuol dire che paradossalmente non c'è qualcosa di inutile. Cioè, se non c'è qualcosa di inutile, nulla ha senso se devo riportarla all'interno della nostra coscia. Perché una cosa che non ha senso vuol dire che non c'è un senso. Eh? È il senso che lo dà l'inutile. Allora, se una cosa non ha senso vuol dire che non c'è l'inutile. Quindi, se vogliamo declinarla all'interno del nostro orizzonte, senza l'inutile nulla ha senso, quindi solo l'inutile ci può salvare. No, ma è così, te l'ho avuto di così, non ho pensato più di tanto. Ah, sì, poi allora io una delle cioè l'idea che io mi ero fatto, su cui poi assolutamente mia, no? Fallace, che però ho visto adesso vi faccio vedere una delle interpretazioni, quella di Agamben, più interessante. Io una delle cose che mi ha fatto pensare è che questo positivo opposizione, perché comunque è innegabile che lui non dica un no, non sia una negazione forte, dice una sola volta il no, ma sia una preferenza a non fare, sia una
un ritrarsi che in qualche modo è anche, lui non riesce a farlo, ma è un'apertura di senso ad un nuovo mondo possibile. E quando ho pensato questa cosa, a me un po', diciamo, un po' forse mi è venuta in mente l'immagine di Cartesio, che si ferma e in qualche modo dice preferirei di no, cioè davanti alla sua stufa fa un gesto che filosoficamente è quello dell'epoca, mette il mondo tra parentesi, lo mette da parte, poi Cartesio è così scaltro come lo erano gli scettici da avere anche una morale provvisoria, no? E dire ok, come posso non finire in galera, non morire, pur sapendo che questo mondo è falso, illusorio, e quindi io preferisco non viverlo? Ho una morale provvisoria, la mia morale provvisoria è fatta di alcune regole, quindi rispetto, non esprimo le mie opinioni davanti agli altri, rispetto la religione, vado avanti, però nel mio negare tutto c'è la rinascita profonda di un mondo, che è il mondo che Cartesio ci offre, no? Cioè, ok, se tutto è falsità, se non posso avere certezza di nulla, e se anche un Dio ingannevole mi sta ingannando nel 2 più 3 fa 5, allora c'è qualcosa che rimane, ovvero il fatto che io esista, perché se vengo ingannato comunque esisto, non ho certezza del mondo, ma ho certezza di ciò che è. Che esista, poi il che cosa sono è la creazione di un mondo che tanti danni magari ha fatto nel costruire poi la sua visione, ma che ha aperto un nuovo mondo, il mondo della modernità. E mi ero fatto, cioè, ovviamente in Bartleby il gesto è castrato in qualche modo, è bloccato. Allora sono andato con interesse a guardare cosa ne scriveva Agamben, per il quale invece c'è un senso di potenza assoluta, che tanto più assoluta nel momento in cui non è una creazione di un mondo, cioè non è già atto, è proprio un richiudersi. Lui dice: come scriba che ha cessato di scrivere, egli è la figura suprema del nulla da cui procede la creazione, e insieme la più implacabile rivendicazione di questo nulla come pura e assoluta potenza. Lo scrivano è diventato tavoletta per scrivere, non è ormai nient'altro che il suo foglio bianco. Non stupisce quindi che egli dimori così ostinatamente nell'abisso della possibilità e non sembra avere la più piccola intenzione di uscirne. La nostra tradizione etica ha spesso cercato di aggirare la potenza, riducendola nei termini della volontà e della necessità. Infatti Melville ci dice: non è un uomo di intenti, ma un uomo di preferenze, non ha intenzione, non ha volontà, no? Non quello che puoi, ma quello che vuoi e devi è il suo tema dominante dell'etica. E invece Bartleby ristabilisce la predominanza del potere, del puoi, rispetto al vuoi e devi, che sono sempre le domande che gli fa l'avvocato. Non vuoi forse andare a fare il commesso viaggiatore? Non vuoi rispondere al tuo dovere di scrivano, ad essere quindi ragionevole, rispondere alle leggi della logica che tu sai comunque, perché diceva, sembrava capirle, sembrava comunque dire sì, ho capito, però preferirei di no. E quindi dice proprio ristabilire questa predominanza della potenza. Non è che egli non voglia copiare o che voglia non lasciare l'ufficio, soltanto preferirebbe non farlo. Questo è evidenza Agamben. La formula, tanto puntigliosamente ripetuta, distrugge ogni possibilità di costruire un rapporto fra potere e volere, fra potenza assoluta e potenza ordinata. Essa è la formula della potenza. Poi ho anche assistito a conferenze in cui avvicinavano la figura di Bartleby a quella di Cristo. Un Cristo che non è venuto a salvarci, ma è venuto, cioè, ti giuro, io non ho idea di che mostri abbia potuto creare Melville con questa figura, che forse veramente qua una delle
Elenco qui concerne al loro contenuto la maggior parte delle interpretazioni critiche del racconto su Bartleby. E forse, banalmente, questa qua del 1928, la prima interpretazione di Bartleby in chiave biografica, il successo letterario di Melville dopo Moby Dick e il suo successivo silenzio sarebbero adombrati nella vicenda dello scrivano. Cioè, forse banalmente ha messo in lettere quello che era il suo sentimento. Ma infatti, cioè, l'altro giorno ne parlavo con Enrico per cercare di inquadrare meglio, visto che presentiamo il nostro libro venerdì a Casteldebole, a Bologna, nella biblioteca Natalia Ginzburg. Allora, a margine di questa promozione, parlavamo dell'assurdità di Bartleby e di come effettivamente si scoperchi un vaso di Pandora, a volte è la volontà di incasinarci. Ma tra l'altro, in una delle conferenze che sentivo, qualcuno giustificava questa cosa, diciamo, non è interessante ciò che Melville volesse dire, è più interessante ciò che noi vogliamo dire oggi con Bartleby. Quindi, sì, esattamente, quindi questa apertura. E allora è venuta l'Enrico e mi è piaciuta molto l'immagine del buco nero, no? Bartleby un po' un buco nero letterario, da cui che fa collassare tutto, da cui non si può uscire, cioè non si può neanche guardare attraverso, è ciò che è Bartleby, è solo che io ce l'ho lì, ora che mi guarda, mi ossessiona, non so perché, non so neanche io perché ne ho voluto parlare, cioè questo è il problema, cioè nel senso... Secondo me è una bella descrizione di un caso clinico di autismo. Ok, allora chiediamo Guidoni, perché forse non si sente, che ci dice che forse è una ottima descrizione di caso clinico d'autismo. Questa, diciamo, vogliamo rimanere su un'interpretazione semplicistica, se vuoi, o clinico. No, invece se uno lo prende sul serio, credo che sia l'alternativa assoluta, posso dire, un alieno, l'antimondo, l'antimateria, cioè, penso, cioè il fatto che noi come umani siamo anche in grado di pensare l'esistenza di mondi che non sono quelli usuali, il mondo usuale è un insieme di convenzioni, di regole che quasi accettiamo, questo come se fosse aperto a qualche cosa di totalmente altro, ma comunque sì, insomma, una visione proprio da buco nero, cioè. Ok, secondo me io farei una cosa, perché adesso siamo anche in diretta, chiudo un attimo con una suggestione e poi continuiamo magari la discussione tra di noi, così. Così chi non è venuto la prossima volta viene, perché sa che la Castelmaggiore, dice Rico, anche Casteldebole dobbiamo fare a Castelmaggiore. Bene, ma verrò a Castelmaggiore, non andrò a Casteldebole. No, non ricorda anche che la prossima settimana sarà Silvia, ok, la prossima settimana c'è la Silvia, allora la vado a leggere. Vado a leggere così meglio. L'inutilità necessaria tra filosofia e letteratura. Silvia Corradini. Tra filosofia e letteratura. Ti ho fatto un po' un lancio oggi, perché se Bartleby non è inutile. Tra l'altro devo fare dei riferimenti che ho trovato ad altri libri. Sono stati, vabbè, ovviamente Kafka, Il Castello. L'artista del digiuno, che non ho mai letto, adesso non so neanche di chi sia, adesso andrò anche a cercarlo. Sono riferimenti che alcuni autori conferenzieri hanno fatto, parlano di Bartleby, trovandone delle analogie. Pensavo a Melville, anche a Moby Dick, alla figura dell'antagonista, quasi che ciascuno di noi avesse bisogno comunque di un antagonista nella vita per sentirsi vivo. E mi è venuto in mente i duellanti di Conrad, non so se
conoscete, insomma, sì. Che hanno bisogno di combattere tutta la vita, l'un l'altro, anche senza più motivo, però sapere che c'è una contro cui devi Silvia introduce una figura che è quella poi del doppio, che ancora è molto in presente. Penso all'altro, l'ombra che segue nel mare, mi si chiama il un altro un romanzo breve di Conrad, lui che naviga e trova sempre la sua ombra che lo segue per mare. C'è sempre il doppio, come anche in che ignoranza, il libro da cui è tratto Apocalypse Now, Cuore di Tenebra. Anche lì la figura del doppio, però in questo caso in realtà mi viene da dire che Bartleby è molto più radicale, preferirebbe non combattere, non avrebbe. Non è neanche per dire una cosa, secondo me non è di secondaria importanza. Bartleby, nel suo non concedersi, non darsi, preferisco di no, riesce a tirare fuori un uomo che sicuramente è abbastanza già un termine, fino a sgamato, un avvocato, ha a che fare molto spesso con le lite, con l'ira, con la confusione, riesce a tirare fuori le sue doti migliori, la confessione, la tenerezza, la voglia di dare, la voglia anche di impegnarsi per un altro. Rispetto agli altri impiegati, con i loro difetti, non succede. Sì, anche questo è interessante, sì, non dà appigli, più volte lo dice, se avesse avuto un certo moto, forse l'avrei cacciato, invece riesce a muoverlo costantemente verso la compassione, verso la comprensione, che quello che poi in fondo continuiamo a fare noi, no? Ad appassionarci a quest'uomo, a dire ma porà, ma chissà qual era la sua storia, la sua... Adesso chiudo così, poi se vogliamo ne parliamo con una suggestione un po' più cattiva, che come sono abituato io, perché oltre all'epoca degli stoici, di Husserl, di Cartesio, di tanti, questo chiudere il mondo e chiudersi nel mondo, ho trovato un dialogo iniziale di un film, che è quello che è Trainspotting. Aspetta che... È un video? Sì. Ma dovrebbe, no, più che altro non lo vediamo neanche noi. Ecco, sta partendo. Qui non so se conoscete, ovviamente qua il tema, ahimè, è quello della droga, ma in qualche modo la filosofia è la nostra droga. Ma tu sei su YouTube? Sì. Ma mi sa che non riesci mica a vederlo. Cioè, qua vedi? C'è lo schermo, devi condividerlo. Sì, intanto se parte lo faccio. C'era. L'avevo schiacciato di bello questo. E poi vado a condividerlo. Ma è sbagliato YouTube, però. Aspetta adesso... Questo è il dialogo, comunque è importante. È importante sentire. Scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi provvisore, scegliete la provincia, maxi, lettori CD e anche scatole di merce. Scegliete le buone salute, il colesterolo basso e la polizia. Scegliete un mutuo interesse fisso. Scegliete una prima classe. Scegliete gli amici. Scegliete una moda casual e le valigie intense. Scegliete un Questo è il dialogo, è importante sentirlo. Secondo me giustamente mai. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore per casa. Scegliete lavatrice, macchina, lettori CD e anche scatole di merce. Scegliete la buona salute, il colesterolo basso e la polizia. Scegliete un mutuo interesse fisso. Scegliete una prima casa.
scegliete una moda casual e le valigie in tinta. Scegliete un salotto di perfetti adatti a ricoprire con una stoffa per casa. Scegliete il private e chiedete di chi faccia siete la domenica mattina. Scegliete di sedervi sul divano a spappolarvi il cervello e lo spirito con il quiz mentre vi ingozzate di schifette da mangiare. Alla fine scegliete di uscire, di tirare le cuoie in uno squallido ospizio ridotti a motivo di imbarazzo per gli stronzetti viziati ed egoisti che avete pigliato per rimpiazzare. Scegliete il futuro, scegliete la vita. Ma perché dovrei fare una cosa così? Io ho scelto di non scegliere la vita. Ho scelto qualcos'altro. Le ragioni? Non ci sono ragioni. Chi ha bisogno di ragioni quando ha la rovina? Scena iniziale con questo dialogo di ok, eccoci, quindi abbiamo ho fatto un po' di casino, ma oggi è andata così, da stamattina. Visto quindi la parte iniziale di Trainspotting, iniziale dello Scegli la vita, in cui c'è chi in qualche modo decide di non scegliere la vita, cioè l'assurdità della vita, che lui in questo dialogo racconta come tutto il passaggio della fase... delle esperienze che facciamo tutte, no? No, ci vediamo noi. Volete rivederlo? No. Ok. E quindi, in qualche modo, anche in Trainspotting c'è questa abbandonare il mondo. È ovvio che nel film è un abbandonarsi molto negativo, cioè verso l'eroina, quindi verso una... Non è più una, anche lì forse una preferenza di no, in qualche modo contemporanea, che crea un certo disagio, finiscono in carcere anche loro, quindi forse c'è anche lì un qualcosa di Bartleby, anche se non, ovviamente Bartleby è molto più profondo. Quindi vabbè, io chiudevo la diretta e mi dispiace per chi non c'è, che non è venuto, così la prossima volta verrà, semplicemente con l'assurdità di questo racconto che ora proveremo a vedere che cosa se muove altre riflessioni. Sì, quindi ciao a tutti. Oggi mi prendono in giro, grazie. Bravo, magari questi computer.